Le emozioni con cui sto vivendo il festival ovviamente sono emozioni intense, perché sono passato dall'approcciarmi al festival in realtà in un modo molto sereno, senza un senso in realtà di competizione, perché l'ho già dichiarato in precedenza, ho deciso di venire al festival con questa canzone Viceversa, che aveva per me lo scopo, ecco, di mostrare un altro mio modo di fare musica, no? Rispetto a come mi sono presentato precedentemente al festival. E in realtà avevo la curiosità di capire quale poteva essere la reazione, no? Dal pubblico, che magari poteva anche aspettare, insomma, di Marici, chissà cosa combina Gabbani, no? Questa volta. E oggi però posso dire, ormai al giorno della finale, che è un po' come se il mio festival avessi già un po' vinto, perché sono positivamente colpito dalla reazione che c'è stata, dal tipo di risposta che ho avuto dal pubblico. Mi fa molto piacere, al di là della questione delle classifiche, di come sono messo a livello della gara, che vabbè, non nascondo che mi farebbe piacere ovviamente riuscire a concludere bene, in una buona posizione quantomeno, però ecco, non è il presupposto, continua a non essere il presupposto principale di questo mio festival, perché sono già molto, molto soddisfatto, ecco, quindi un festival emozionante, sono contento. Ecco, diciamo che sto riavendo indietro dal pubblico probabilmente il senso della mia canzone, quindi io mi sono dato, mi sto dando, però insomma c'è anche questo viceversa, ecco, da parte del pubblico. Per ora sono semplicemente molto contento e orgoglioso fondamentalmente di aver potuto annunciare che l'8 di ottobre 2020 suonerò all'Arena di Verona, perché ovviamente è una location, vabbè, io in realtà ho già avuto modo di vivere però in contesti multipli, nel senso situazioni di festival eccetera eccetera con altri artisti. Pensare di poter andare a suonare un concerto tutto mio, insomma di fare un concerto tutto mio all'Arena di Verona, mi rende, insomma, sono orgoglioso, perché credo che sia simbolicamente, anche dal punto di vista proprio simbolico, una tappa importante per quello che è il mio percorso musicale ed artistico. Però la verità è che per ora i dettagli veri e propri di come sarà lo show, eccetera, eccetera, non ve li so dire, se non che sarà uno show vero. Ma allora, no, San più che altro Valentino. sì, esce il 14 febbraio, ovviamente San Valentino, è una bella coincidenza in realtà, la considero una bella coincidenza, perché l'album Viceversa parla anche di amore, perché ovviamente è una delle componenti fondamentali, credo, della nostra vita, della nostra esistenza, però non parla solo di quello. Però insomma, sono contento che esce il 14 febbraio, anche perché insomma, è un buon motivo anche per regalarsi, ecco, anche come regalo, no, di San Valentino, ovviamente lo dico scherzando, però sono contento. Io vado. Senti, il brano vanta due collaborazioni importanti, Sì, ce ne parli? una collaborazione con Gino Pacifico, per quanto riguarda la questione del testo, ma anche se in realtà Gino lo sta dichiarando, è arrivato, lui dice, all'ultimo chilometro. Se dovessimo parlare di una corsa ciclistica, ecco, Francesco dice, sta dicendo questo, cioè aveva già fatto, cioè io sono arrivato all'ultimo tornante e gli ho lanciato la borraccia di questo Gino, no, perché piace sottolineare questa cosa, perché effettivamente il brano Viceversa è, credo, per il 95% frutto farina del mio sacco, se così si può dire. Però Gino mi ha aiutato dal punto di vista quasi di conferma quasi psicologica che quello che avevo fatto aveva del buono, e infatti sono debitore in questo senso a Gino. La collaborazione per quanto riguarda la produzione, che in realtà è stata curata dall'italiano Matteo Cantalupi, però per quanto riguarda l'orchestrazione, il grande, insomma, gli archi sono stati arrangiati e diretti e registrati dal grandissimo Matthew Sheeran, fratello del noto Ed Sheeran, che è un bravissimo arrangiatore, orchestratore. Devo dire che è stata una bellissima collaborazione, anche se a distanza, ecco, è nata. Anche questo è in un modo spontaneo, perché io gli ho inviato la canzone e lui gli è piaciuta talmente tanto che ha detto: ah, sono contentissimo di fare gli archi. E fra l'altro devo dire una cosa, che è stato di una grandissima delicatezza e sensibilità nel realizzare questo arrangiamento, perché non ha fatto un arrangiamento altisonante per quanto riguarda l'orchestrazione degli archi, ma ha voluto
rendere onore e supportare la canzone nella sua natura più diciamo, di Si è messo a sostanza. disposizione, diciamo, del Si è brano. messa a disposizione del brano, esattamente. Ma, ovviamente sì, la risposta è sì, anche perché insomma il fratello insomma, nutre tutta la mia stima, cioè lo nutro una grandissima stima nei suoi confronti, quindi ovviamente sì, è un grande artista, è un grande autore. Ma mi sono esposto così a parte che diciamo che il primo significato per me che portava questa performance in realtà di rappresentare l'italianità, no? I retaggi dell'italianità già espressi dal grande Toto Cutugno nell'83 che credo che continuino ad essere attuali, in realtà, ovviamente declinati ai nostri tempi, no? Non c'è più la radio nella mano destra, ovviamente c'è lo smartphone, non c'è più la 600 giù di carrozzeria, eccetera, eccetera, però continuano ad essere attuali questi retaggi dell'italianità. Rappresentare perché è mascherato da astronauta, volevo rappresentare simbolicamente l'italianità non nel mondo ma nel cosmo, nell'universo, quindi l'essere italiani ha un confronto del senso di esistenza proprio universale. Il fatto che con me sul palco sono salite delle persone che rappresentano la seconda generazione italiana, ovviamente con i tratti somatici multietnici, diciamo così, era un po' non per in realtà mettermi contro politicamente a qualcuno, ma semplicemente per ribadire il fatto che io l'ho sempre fatto poco, ho sempre evitato di farlo perché non mi piace fare musica per veicolare questo tipo di concetto, però volevo ribadire una cosa principalmente. Che certi valori, per quanto mi riguarda, sono sottintesi, ecco, non bisognerebbe nemmeno starci a discutere. Ma dipende, secondo me, fra l'altro mi sorge come nuova questa cosa, non l'avevo notata, me lo stai dicendo tu. Io parto dal presupposto che ovviamente ogni considerazione va presa da chi viene, no? Cioè, nel senso che. Io credo che poi alla fine dietro alla scrittura di una canzone ci sia sempre un significato e che io per esempio sono il primo a essere stato frainteso tante volte, no? Cioè, quindi boh, diciamo che certe osservazioni quanto riguarda lasciano il tempo che trovano, ecco, perché credo che l'espressione artistica, l'ho detto anche in riferimento per esempio a Junior Kelly, tutte le polemiche nate. Cioè, credo che sia. Cioè, l'arte deve, e quindi anche nella sua forma di espressione, per esempio in musica, deve essere per concetto libera, perché poi è controbilanciata dalla libertà dell'ascoltatore di scegliere se gli piace o non gli piace, se è moralmente o eticamente corretto o no. Sì, ho vinto due festival, in realtà uno era dei giovani, quindi in realtà il festival vero ne ho vinto uno, però. Non c'è due senza tre, sì, me lo dice anche mia zia Silvia questa cosa. Però me l'ha detto, però la verità è che lo dico veramente senza ipocrisia, sono tornato al festival non con l'intenzione assoluta di vincere. Poi è ovvio che se succede e se capita, insomma, ben venga, sarei contento. A quel punto entrerei veramente nei Guinness dei primati totale, a quel punto però sarebbe preoccupante perché la mia carriera andrebbe avanti come uomo dei Guinness dei primati, come uomo dei primati e non come cantante. Ecco, invece voglio continuare a fare il cantante. Grazie, grazie, volevo sperare. Agli amici di spettacolo.it, tanti baci.